Sì, per il bellissimo fine settimana, aspetta le due campagne precedenti che prendo a fare un buon tempo, questo fine settimana ci arriviamo. Ieri sera siamo arrivati alle 24, c'era la gente che passeggiava, recepisce tutto quello che noi gli diciamo, come abbiamo più modo, avuto più volte modo di verificare, i cittadini sono arrivati più sono stati di sapere, informati, ci sono anche i cittadini che sottolineano le problematiche che ci sono dovute a quello che avete detto voi poc'anzi, sono tantissime, però neanche, non c'è più quel cittadino che vuole aspettare chi vada ad aiutarlo, adesso hanno voglia di sapere tutte quelle nozioni che sono importantissime. Siamo tanti, siamo usciti come i funghi, insomma. Diciamo non è tutto il gruppo comunale presente. Oh, ma ci abbiamo anche i lucani, quindi questa è una sorta di tale per dimostrare, guardate, questo territorio che è straordinario, chi ha un briciolo di conoscenza della provincia di Salerno sa che. Però è un territorio che passa sempre alla cronaca per essere un territorio dove i problemi non si risolvono, dove le cose non si affrontano nel giusto modo. Intanto, da quando c'è l'assessore Cosenza, si è stato preso un impegno e la dimostrazione che le sensibilità non hanno latitudine, come dire io, no? È soltanto rimesso alla capacità e alla voglia della gente di fare. Ovviamente in alcuni territori è più difficile che in altri e quindi siete anche a questo punto più bravi perché poi ci sono magari dei ritardi antichi, dei problemi antichi, però bisogna guardare avanti. Buongiorno, le possiamo rubare un secondo? Secondo, almeno 5 minuti. Qualche minuto di tempo in effetti. Allora, le spiego, noi oggi stiamo effettuando informazioni per quanto riguarda il rischio alluvione a Battipaglia. Lei ha conoscenza dell'alluvione, i rischi che può provocare, come comportarsi in questa situazione? Ha una vaga idea o meno? Allora, qual è l'occasione migliore per avere quindi informazioni? Allora, le spiego, in effetti nella giornata sia di ieri che di oggi, nella città di Battipaglia, come in alcune piazze d'Italia, si sta dando proprio l'informazione su io non rischio alluvione, quindi rischio proprio dell'alluvione, per quanto riguarda l'alluvione, cosa si può creare. Allora, io intanto comunque le lascio sia questa scheda che questo pieghevole, così anche con calma lei a casa la può tranquillamente leggere e anche dare informazione a chi lei conosce. Allora, sulla pieghevole, quindi su questa, in effetti vi viene illustrato proprio cos'è l'alluvione, quali sono le zone a rischio, perché in ogni città vi possono essere appunto delle zone a rischio che possono essere medie o basse o alte, quindi proprio l'entità del rischio alluvione, mentre su questa, quindi sulla scheda, vi viene illustrato cosa bisogna fare durante l'allerta, durante l'alluvione, quindi il comportamento da tenere, le norme corrette e quelle da evitare assolutamente durante l'alluvione e infine dopo l'alluvione. Allora, ovviamente sommariamente vi dico già che capirà bene, trattandosi dell'alluvione, la cosa importante da evitare è quella di scendere in un giardino, scendere sotto i ponti, se si è in macchina, nell'ambito delle possibilità allontanarsi dalla macchina e salire comunque in zone quanto più alte possibili, quindi allontanarsi dal rischio e limitare ed evitare ovviamente l'utilizzo di apparecchi tipo telefoni, perché capirà bene, è un modo per far sì che chi deve intervenire, anche proprio per chi deve chiedere aiuto, debba avere le linee disponibili. Evitare quindi di stare in prossimità del fiume, perché ovviamente se vi è dell'acqua noi non abbiamo idea neanche se ci sono dei tombini che si sono levati e quant'altro. Come le dicevo, evitare quindi la macchina, la cantina, quindi la prima cosa non pensiamo a quello che possiamo salvare in cantina, ma pensiamo di salvare prima la nostra vita, quindi andando nei piani alti del palazzo, aiutare se ci sono anziani o quant'altro. Questo ovviamente è come fase durante l'alluvione, ovviamente c'è anche una fase dopo l'alluvione, posto. Quindi il post-alluvione. La cosa importante è quella appunto di attendere le indicazioni per quanto riguarda appunto il rientro delle autorità. Benissimo, perfetto. E quindi anche l'utilizzo dell'acqua, il riallaccio della corrente e quant'altro. Bene. Quindi io questo, come vi dicevo, intanto glielo lascio così con calma, se lo può tranquillamente leggere. Accanto a ciò le volevo dare un'ulteriore informazione. Se ne vuole, ovviamente possiamo compilare questo modo, semplicemente nome e cognome, numero di telefono e email, dove appunto noi diamo modo al contact center appunto della protezione civile, o meglio, il dipartimento proprio della protezione civile, di ricontattarla e lei per qualsiasi chiarimento o dubbio può sempre fare riferimento a loro. Anche infatti qui, come puoi vedere, c'è anche il numero
qualsiasi chiarimento. Quindi ogni minuto è meglio contattare loro anche tramite il sito dell'ASL, il sito del comune. Lei può tranquillamente andare sul sito, io onorissimo, e verificare tutte queste informazioni. Non so, lei è interessato quindi a compilare tali dati? Compiliamo tutto. Perfetto. Per qualsiasi dubbio, lei ovviamente non indica mai a dubitare sul contatto o quant'altro, è meglio essere informati, capirà bene, più siamo informati e minore sarà il rischio. Ma lui ci tiene più di noi per quanto riguarda la di partecipare del tanto facciamo la stessa cosa, ma tu la sì, ma noi lo dico poi, tanto io sono qua, io la firma zenitente. Perfetto, io allora la ringrazio. Grazie. Buona giornata. Buonasera, posso rubarvi qualche istante per dare delle informazioni? Perfetto, allora vi spiego, in effetti sia nella giornata di ieri che di oggi Battipaglia sta partecipando ad un corso di formazione, quindi informazione, per quanto riguarda il rischio alluvione. Infatti la nostra informativa è io non rischio alluvione, proprio perché trattiamo come argomento l'alluvione. Non so, voi intanto siete di Battipaglia? Sì. Perfetto. Sapete che Battipaglia rientra in una delle città appunto interessate in alcune zone del rischio alluvione? Avete già? Ah, perfetto. Quindi bene o male già avete un'idea di cosa sia l'alluvione e i possibili rischi. È già tanto questo. Accanto a questo video noi stiamo appunto facendo questa informativa, è una campagna proprio a livello nazionale, infatti in parecchie città d'Italia ci sono proprio altre persone appunto che stanno facendo questa informazione. Allora io intanto vi lascio questo, che è formato da un pieghevole e da una scheda. Sul pieghevole vengono date delle informazioni appunto di alluvione, quindi cos'è l'alluvione e quale potrebbero essere le zone, perché ovviamente come vedete in ogni città infatti ci potrebbero essere varie zone di rischio alluvione. Sulla scheda invece ci sono delle informazioni, quindi cosa fare e cosa non fare in caso di alluvione, quindi sia prima, durante che dopo. Per quanto riguarda la parte diciamo fondamentale, ovviamente anche la parte del durante, quindi queste due pagine, qui viene illustrato cosa bisogna fare e non fare, quindi ad esempio la prima cosa è quella che se c'è un'alluvione scappare quanto più possibile nei piani alti di un'abitazione, evitare ponti, sottopassaggi, gallerie, treni, queste situazioni appunto che possono essere appunto a rischio, evitare di utilizzare il più possibile i telefoni, perché devono essere telefonini, cellulari, per fare in modo che se vi è bisogno di un'esigenza, quindi di un soccorso, devono essere libere le linee telefoniche per poter intervenire, aiutare persone anziane se sono disabili, quindi intervenire anche sull'intervento delle persone. Questo ovviamente se già siamo in una zona di casa, quindi in ambienti chiusi. Se siamo all'aperto, un consiglio è evitare fiumi, la zona del fiume, evitare di stare sul ponte, anche la semplice fotografia per la curiosità, evitare perché non sappiamo appunto se il reggio il ponte potrebbe crollare da un momento all'altro. Evitare anche proprio la strada, perché anche se la quantità d'acqua potrebbe essere minima, noi non sappiamo, al di sotto dell'acqua, perché noi parliamo comunque di una zona d'alluvione, quindi dell'acqua sporca, non acqua pulita che ci permette la visione della strada, se ci sia o meno un tombino aperto, quindi facilmente è pericoloso cadersi all'interno. Quindi evitare un po' tutte queste situazioni. Accanto a questo ovviamente c'è una fase ovviamente dopo anche l'alluvione, quindi anche qui non è semplicemente perché è stato detto che okay, l'alluvione è passata, ritorniamo già in strada, prendiamo telefoni o quant'altro, dobbiamo comunque attendere l'ok, perché capirete bene, in seguito ad un'alluvione potrebbero essere state anche involontariamente diciamo inquinate le falde acquifere, quindi anche la potabilità dell'acqua potrebbe essere messa a rischio. Ovviamente quello che io ho già detto è trascritto tutto qui, quindi basta anche semplicemente leggere e avere informazioni in merito. Accanto a ciò, come ho già detto all'inizio, trattandosi di un qualcosa, quindi di una campagna informativa a livello nazionale, a dimostrazione di tutto noi abbiamo questi volantini, o meglio questi tabelloni dove noi in effetti andiamo a dare il consenso, se voi volete, attraverso semplicemente il nome e cognome, il numero di telefono e l'indirizzo, la possibilità a far sì che il contact center del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, quindi quella da Roma, vi possa ricontattare e chiedere intanto la conferma se voi avete partecipato a questa campagna informativa, quindi proprio come informazione, che tipo di informazione voi avete ricevuto, e però ovviamente anche maggiori chiarimenti, dei dubbi. Allora, se siete interessati possiamo compilare il modulo, altrimenti non so, mi dite voi. Va bene, perfetto. Allora, se mi trascrivi nome e cognome e quant'altro, così. Thank you.
città di Batman, perfetto. Ok, se mi prestigio di mail di consenso a tutti e tre, ovviamente sempre la legge che l'avrà, se proprio il consenso ad essere ricontattato. E la firma, perfetto. Ringrazio per la disponibilità. Vi ringrazio. Grazie e buona serata.